Un patto di formazione e lavoro sul territorio dell'Empolese Valdelsa, questo l'accordo stipulato tra amministrazioni comunali, categorie sociali e Regione Toscana per meglio indirizzare la formazione dei giovani fin dalle scuole verso le reali necessità delle aziende del territorio. Patto locale su formazione e lavoro per andare a mappare insieme alle istituzioni, all'Unione dei Comuni, insieme a tutte le parti sociali, quello che è il fabbisogno formativo del territorio dell'Empolese Valdelsa, un percorso che stiamo attivando in ogni provincia, in ogni territorio toscano, proprio perché vogliamo a livello regionale avere tutti i possibili dati e le possibili richieste per riuscire a rispondere poi nel modo migliore possibile al fabbisogno formativo che ci arriva dai singoli territori con un'offerta formativa a livello regionale che risponda a quel bisogno di superare il cosiddetto mismatch, il disallineamento che ancora oggi esiste tra domanda e offerta di lavoro. Una sfida molto importante per l'Empolese Valdelsa, ma anche piuttosto complessa, visto che storicamente il settore manifatturiero di questa zona non si è mai basato su un solo tipo di industria, ma è sempre stato multisettoriale, un elemento che in realtà è la vera e propria forza di questo territorio. L'elemento della formazione è sempre stato un po' un obiettivo, diciamo, di sistema che abbiamo cercato di perseguire a livello di territorio. L'obiettivo raggiunto da poco dell'istituzione di un ITS su questo territorio ne è la dimostrazione più evidente. La firma di questo patto, diciamo, fa un passettino in più perché in qualche modo sottoscrive l'idea che tutti ci prendiamo carico in maniera condivisa di questa responsabilità. Io credo che questo incontri il favore sia delle associazioni datoriali che di quelle che rappresentano i lavoratori. Abbiamo visto come sempre che l'Empolese Valdelsa su questa collaborazione riesce a farne un punto di forza e a produrre buoni risultati.